Anche quest'anno mi trovo qui. Innanzitutto grazie a chi ha collaborato per dare forma a questo evento. Grazie al sindaco Massimo Sieri, grazie a tutti gli assessori, in particolare a Barbara. Grazie davvero da parte di tutti noi. Il mio obiettivo oggi è quello di ricordare, tenere vivo quello che 2 anni fa ci ha cambiato la vita. Ricordo ogni momento, anche se sinceramente faccio fatica a collocarli temporalmente. Un giorno lunghissimo, infinito, un giorno stracolmo di dolore, di rabbia, di incomprensione, di incredulità. La domanda che mi ripeto, ma che mi ripeterò sempre, è: com'è possibile che nel 2020 avvenga una strage in una discoteca frequentata da adolescenti? Analizziamo le parole che compongono questa frase con il punto interrogativo alla fine. Strage, 2020, discoteca, adolescenti. Questa cosa è talmente assurda che anche se prendiamo queste 4 parole riusciamo a riflettere. Ecco, non dimentichiamo. Facciamolo per queste 6 vittime, facciamolo per Benedetta, facciamolo per tutte le famiglie che fanno fatica ad andare avanti, facciamolo per noi stessi e per tutelare il nostro futuro. Non siate indifferenti a questa giornata, ricordatevi che cosa è successo 2 anni fa. Immaginate chi si porta dietro con sé il dolore di quella sera per tutta la vita. Tutta la vita non è una parola scontata, è la parola più grande che esiste. A me sinceramente fa paura. Fa paura perché sai che non avrai un attimo di sollievo. Sai che questa ferita sarà impossibile da saturare. Sai che alle spalle hai una famiglia che soffre. Qualche volta devi anche sacrificare il tuo dolore per tutelare, per esempio, quello di tuo babbo o di tua mamma. Non siamo qui per fare le vittime di nessuno, non abbiamo bisogno di dire quanto stiamo soffrendo, anche perché penso sia inquantificabile. Questa testimonianza serve solo per far sì che tutto questo non si ripeta. Dobbiamo fare i conti con 1000 imprevisti nel corso della nostra vita, malattie, incidenti, sfortune, e chi più ne ha più ne metta. Valorizziamo ciò che è prevedibile, o meglio, inevitabile. Non parliamo al passato, chi ha fermato i permessi poteva controllare, chi ha autorizzato certe cose poteva evitare di farlo, eccetera, eccetera. A noi non serve, al passato deve parlare la giustizia. Noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo fare di tutto purché in questo campo questa tragedia sia la più grande fonte di arricchimento. Vediamola sotto questo punto di vista. L'8 dicembre ci ha fatto capire che la vita è cruda. Un secondo ci sei, tutto bene, sei felice, il secondo dopo ti casca il mondo addosso. E tutto questo porta con sé tante conseguenze. A partire dall'organico di una famiglia, fino ad arrivare a toccare la quotidianità di una giornata. Ecco, alla luce di tutte queste considerazioni, voglio ringraziare tutti questi ragazzi che la nostra famiglia porterà nel cuore, al di là di quello che stanno facendo indirettamente per noi, perché si stanno esprimendo dando voce al nostro dolore, ma soprattutto perché erano tutti amici e amiche di Benedetta. E non immaginate noi quanto ammiriamo per la forza che riuscite ad impiegare, nonostante l'incubo che molti di voi hanno vissuto. Siete fantastici. Infine guardiamo avanti, eliminiamo la superficialità nelle cose che contano davvero. Siamo sicuri di ciò che facciamo. Noi abbiamo pagato caro prezzo di tutte queste mancanze e ci imporremo purché non si ripeta. È una promessa. Sono sicuro che se questa notte 2 anni fa non fosse esistita, sicuramente avrei avuto qualcosa in più per combattere l'altra perdita subita 3 mesi e una decina di giorni fa. Il dolore alimenta il dolore. Sotto questa atmosfera, ma direi anche alla luce del calendario, l'8 dicembre era la nostra giornata, un po' come quella di tutte le famiglie. Ci saremmo messi giù a fare l'albero di Natale tutti insieme, sorridenti e spensierati. Purtroppo questo è solo un dolce ricordo che sarà parte di noi per sempre. L'immagine più bella che abbiamo nel cuore siete voi due lassù, abbracciate, sorridenti e serene, che date una grande spinta a chi qua giù ne ha davvero bisogno. Ed è proprio qui che voglio salutarvi. Mamma, Benny, continuate il vostro viaggio insieme. Non esiste giorno in cui non vi pensiamo. L'amore per voi è avvolto da quella parola che tanto mi fa paura, per tutta la vita. Continuate a farci capire il vero significato della vita che ci costa tanto, ma forse, chissà, in un futuro verrà ripagato. Grazie e buon Natale a tutti.
posto dentro e io ti porterei, io ti porterei. Noi ragazzi qui presenti siamo parte di un'associazione, COGEU, che è la sigla di Comitato dei Genitori Unitario. È nata nel gennaio del 2019, inizialmente come un gruppo di genitori che voleva dare, insomma, confrontarsi e parlare di quanto era accaduto l'8 dicembre del 2018. Si è poi trasformata in un'associazione coinvolgendo appunto i ragazzi e si pone l'obiettivo di dar vita ai progetti volti proprio al divertimento, a un divertimento sicuro, in sicurezza, che deve essere garantito a tutti noi ragazzi. Abbiamo il diritto di divertirci. Quest'estate la presidente Luigi Nabucci ha incontrato il Papa e gli ha rilasciato questo libricino, il Papa Book, all'interno del quale abbiamo inserito dei pensieri noi ragazzi, dove descrivevamo con parole nostre quanto era accaduto quella sera, quella maledetta sera dell'8 dicembre 2018, e avevo il piacere di leggervi le mie parole. Mischieresti mai lo zucchero col peperoncino? No, perché sono due sapori opposti che insieme non danno un sapore gradevole. Ecco, diciamo che quella sera è stata così, un miscuglio di zucchero e peperoncino. Felicità, divertimento, spensieratezza e poi paura, panico, orrore. Non è facile dimenticare, ma nemmeno raccontare. Ero incredula, capivo ma non volevo capire, sapevo ma non volevo sapere, vedevo ma non volevo vedere, lo vivevo ma non volevo viverlo. Non è facile trovare le giuste parole in questi momenti. Due anni fa è successa una tragedia immane che ha reso tutti sgomenti, increduli, e come se fosse ieri. Ma questo da una parte è importante, è significativo. E l'affetto che si respirava lo scorso anno, due anni fa, è lo stesso che si registra oggi, nella vicinanza, nella manifestazione dei sentimenti. Questo momento è per ricordare, per ricordarci, ma anche perché non accada più, che questo sacrificio immane, dolorosissimo, non si ripeta più. E allora oggi siamo qua intanto per essere vicini, vicini a Corrado, vicini a Francesco, e poi oggi manca una radice di quest'albero, che è Cinzia, che ci guarda probabilmente lassù, forse con Benedetto. Dicevo, siamo qui per non dimenticare, per ricordare, siamo qui perché non accada più. Ma l'altra cosa che mi piace, non scusate le cose, ma che mi ha colpito e che mi piace sottolineare, sono la partecipazione dei giovani. Noi diciamo i giovani sono il futuro, ma i giovani sono il presente e ce l'hanno dimostrato anche in questi momenti, dove si sono resi protagonisti. E se siamo qua è anche merito loro. Loro merito di non essersi fermati, di aver voluto gridare e di essere diventati attivi nel richiamare fortemente questa situazione, hanno promosso insieme anche al Comitato dei Genitori, il COGEU, scusate. E sono diventati protagonisti di iniziative, di eventi, poi ne parleranno anche loro. Hanno dato vita ad un manifesto, ad un codice etico per il divertimento sicuro, come giusto che sia, come dicevo prima. Ecco, l'altra cosa bella, perché il sindaco è qui con la fascia? Dovrebbe parlare anche poco, perché è giusto che parlino loro, però perché ha un significato. Quando il sindaco è presente con la fascia è tutta la città, è una comunità, e questa comunità, lasciatemelo dire, in questi momenti difficili ha dimostrato di essere una grande famiglia, che ha saputo unirsi, ha saputo abbracciarsi e soprattutto ha continuato ad abbracciarsi. È il significato anche della nostra presenza qua.
Ciao Benny, anche quest'anno ci troviamo qui sotto l'albero a parlare di te e con te. Dopo 2 anni sono tante le emozioni contrastanti provate e non sappiamo esprimere né spiegare. Sono tante le sconfitte subite e i traguardi raggiunti che ci hanno fatto maturare. Ma il ricordo di te rimane fisso nel nostro cuore e nella nostra mente. Il tuo sorriso, la tua carica e voglia di vivere contagiosa. Ogni momento era buono per scherzare e stuzzicare. Anche le cose più banali con te erano un'occasione per ridere. Eri disponibile, spontanea e testarda. E se qualcosa non ti andava bene, era guerra aperta. Insulti e minacce che finivano sempre con una risata. Perché in fondo, come si poteva non volerti bene? Ci manchi tanto, in ogni momento, specialmente ripensando agli istanti passati insieme. Riaffiorano in continuazione i ricordi con te, tanto che ora, ripensando ai pomeriggi passati insieme, è impossibile non ridere dei tuoi comportamenti, tanto stravaganti quanto singolari. La tua voce squillante emergeva su tutti, gli urletti assordanti che uscivano da quel corpo tanto esile, nemmeno noi ce li spiegavamo. Insomma, eri un vero e proprio vulcano. In un modo o nell'altro riuscivi a emanare la tua energia. Giorno dopo giorno a quei ricordi se ne aggiungono altri, ma noi cerchiamo di mantenerli vivi e ci rendiamo conto di quanto realmente contassi nelle nostre vite, di quanto ci manchi oggi più di ieri. E anche se ci sono nuovi ricordi, i ricci erano, sono e saranno per sempre 8. Ale, Ani, Ali, Becky, Eri, Harry, Julie e Benny. In ogni momento sentiamo la tua presenza che ha caratterizzato il nostro passato e continua a far parte del presente. Ognuno di noi ha la consapevolezza di avere una parte di te in sé e anche se ognuno ha il suo carattere e le sue inclinazioni, rimaniamo consapevoli che la sua assenza ci ha permesso di unirci ancora di più, rendendoci un gruppo forte e proprio da questa forza che nasce la nostra unicità. Ora che non ci sei più, ci hai lasciato un vuoto che pesa più di ogni altra cosa. Ti sei convertita nella nostra guida, la nostra stella. Nonostante questa perdita sia grande, non ci vogliamo focalizzare sulla tristezza interiore. Anzi, vogliamo impreziosire ogni momento vissuto con te e portare alto quel tuo bel sorriso contagioso. È impossibile dare un senso alla tua perdita e siamo consapevoli che il dolore farà sempre parte di noi, ma abbiamo avuto la possibilità, grazie all'associazione Cogeu, di dar voce alla nostra sofferenza e alla nostra rabbia, tramutandole in qualcosa di bellissimo che ci sta aiutando a rimarginare le nostre ferite e ci dà tanta speranza. Speriamo siate fieri di noi e del nostro percorso, con la certezza di avervi sempre al nostro fianco, i tuoi amici. Speriamo che queste parole arrivino anche a te, dentro, in quel posto, dentro me. Yeah.